La battaglia per i voli passeggeri dall'aeroporto Arlotta di Grottaglie è giusto, come dire, condurla confrontandosi con vari soggetti istituzionali dell'area ionica e non solo. Siamo oggi con la dottoressa Valentina Tilger, vice sindaco del comune di Taranto, nonché assessore al marketing territoriale e al turismo. Quindi due branche, due deleghe amministrative che hanno a che fare ovviamente con l'importanza che avrebbero dei voli passeggeri. E allora, intanto dobbiamo dire che l'immagine di una città la si può anche misurare attraverso le possibilità, attraverso i trasporti, i collegamenti che essa offre. In questo senso i voli passeggeri. Sì, la destinazione cargo, l'aerospazio, però il turismo si fa con i voli. Il turismo si fa con i numeri e con l'agevolazione del turista rispetto alla fruibilità e al raggiungimento delle località turistiche. In questo senso dobbiamo dire che Taranto è piuttosto negletta dalle strategie di infrastrutturazione rispetto ai trasporti. L'aeroporto di Grottaglie, se utilizzato anche come destinazione per i charter, per gli approdi crocieristici e le partenze crocieristiche, per i voli passeggeri, sarebbe sicuramente un asset strategico da sviluppare. È chiaro che lo sviluppo, noi come comune più volte abbiamo compulsato le istituzioni competenti affinché avviassero un processo e ci comunicassero quali sono i piani strategici di investimento per il rafforzamento dell'aeroporto di Grottaglie. Ad oggi devo dire che non abbiamo ricevuto riscontro alle nostre richieste dalla Regione. Sulla provincia ci siamo mossi per chiedere la sistemazione della bretella di collegamento, perché anche una volta creato l'aeroporto è necessario che sia correttamente collegato con una viabilità fruibile e scorrevole. Abbiamo un po' di problemi di isolamento. Nelle more il sindaco Melucci aveva sottolineato l'importanza del potenziamento delle navette da e per gli aeroporti di Brindisi e di Bari. Se questo da un lato può essere utile per alleviare la sofferenza, dall'altro però potrebbe in un certo qual modo far dimenticare l'aeroporto Arlotta di Grottaglie, nel senso che potrebbero dirci da Bari e da Brindisi: vedete, abbiamo il servizio navetta e qui il servizio navetta, e quindi tutto sommato si può fare a meno dei voli passeggeri alla Arlotta. Cioè, questa scelta, se da un lato può certamente aiuta il territorio, perché prendere una navetta alle 5 di mattina con il volo alle 10 è pura follia e quindi vanno potenziate le navette, però d'altro canto potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio questa delle navette. Su questo punto lo stato dell'arte è che noi abbiamo effettuato un'analisi sulle coefficienti di riempimento e sugli orari di partenza da e per gli aeroporti, abbiamo individuato delle carenze, abbiamo scritto alla Regione per chiedere il potenziamento e non abbiamo ricevuto riscontro, quindi siamo tranquilli che non abbiamo nessun né l'uno né l'altro. L'utilizzo di differenti punti di arrivo non è sostitutivo rispetto alla creazione di un aeroporto vicino a Taranto. È chiaro che avere un servizio che ti colleghi a Taranto ti aiuta una volta che sei arrivato a Brindisi o a Bari per invogliare le persone a venire verso Taranto. Ciononostante è anche inconfutabile che se arrivi in un posto l'idea di poi prendere la macchina ed avviarti verso un'altra località è meno attraente rispetto a considerare finito il tuo viaggio e goderti le bellezze di quel luogo. Se poi consideriamo che in questi anni Taranto è sempre stata la Cenerentola rispetto sia agli sviluppi comunicativi che a tutti i pregiudizi che si porta, non è così istintivo e naturale dire va bene, vado in un aeroporto un po' più lontano però poi scelgo di andare a Taranto. Noi purtroppo in questo momento abbiamo bisogno di sforzi che agevolino l'accesso a Taranto e non di palliativi. Leonardo, i vertici di Leonardo hanno più volte asserito la centralità di Taranto per quanto riguarda l'innovazione, però ci sono dei riscontri strani, nel senso che i vertici di Leonardo, se a Taranto parlano bene di Taranto, poi vanno a Napoli e dicono che il centro per l'innovazione risiede a Napoli e quindi Taranto, diciamo che non ha tutta questa importanza nel cuore, nella mente di Leonardo. Per cui alla fine vediamo che i voli passeggeri non ci sono e ci sono poi certe situazioni di facciata come quella appunto della produzione dei vari velivoli, però alla fine, ripeto, Taranto non gode di questa centralità che solo apparentemente viene sbandierata da Leonardo.
Taranto è oggetto di tantissime dichiarazioni di buona volontà e di pochissime manifestazioni di concretizzazione di questa buona volontà. È un problema che in questo anno e mezzo abbiamo vissuto sulla nostra pelle: grandi proclami, definizioni di investimenti a venire, di progettualità a venire, ma molto spesso non inseriti in un contesto organico di sviluppo strategico e addirittura molto spesso non seguiti da fatti concreti. Stessa cosa dicasi per la futuristica e avvenire e forse favolistica, aggiungo io, ipotesi dell'aerospazio. Ben vengano i voli suborbitali, ma sinceramente io prima dei voli suborbitali di fare un weekend su Marte preferirei da Grottaglie prendere un volo per Roma o Milano. E d'altronde anche la stessa collocazione dell'aerospazio in altre parti del mondo: c'è un centro di livello internazionale in Portogallo, le strutture per l'aerospazio sono comunque molto ma molto distanti dai centri abitati per ovvie ragioni. Creare una situazione di aerospazio nelle vicinanze di Grottaglie e dei centri abitati, già questo fa capire che parliamo forse di favole. Durante i voli suborbitali, non dimentichiamo, durante il lancio di shuttle suborbitali vengono comunque effettuate delle missioni molto pesanti che vengono Narlotta come Cape Canaveral, sembra. Sì, il problema qual è? Cape Canaveral è nel bel mezzo del nulla, perché durante questi lanci le emissioni vanno a inquinare il terreno, parliamo di ammoniaca e di acidi, e poi dal terreno con il processo di evaporazione generano delle piogge acide. Io dico, nel momento in cui stiamo lavorando tutti per l'ambientalizzazione della grande industria che a Taranto c'è, e è giusto che si vigili affinché l'impatto ambientale sia rispettoso delle normative, rispettoso della cittadinanza, andare ad inserire un'altra operazione ad alto impatto ambientale potrebbe non essere la scelta più corretta. Per concludere, vogliamo strappare da parte del Comune di Taranto un impegno forte per i voli passeggeri, battere i pugni sui tavoli baresi, sui tavoli romani, perché se davvero vogliamo creare un'alternativa alla monocultura dell'acciaio attraverso il turismo, attraverso le immense risorse naturali, paesaggistiche, attraverso il patrimonio storico di Taranto e della sua provincia, beh, sinceramente non si può fare turismo senza aerei, diciamocelo chiaro. L'impegno del Comune c'è sempre stato e c'è, noi possiamo e lo facciamo, battere i pugni, scrivere, richiedere delle prese di posizione, degli impegni molto forti. Devo dire che finora non abbiamo avuto grande riscontro dalle istituzioni che sono realmente preposte a rendere questo sogno una realtà. In quest'ottica forse anche il coinvolgimento dei parlamentari, se ci sono. Signori parlamentari, battete un colpo. Sì, è necessario che sia un'operazione corale che coinvolga tutte le istituzioni. Parlamentari tarantini in primis. Certo, chiaro, però tutte le istituzioni da Roma, Regione, Provincia sono tutte più competenti di noi. Noi possiamo manifestare fortissimamente e star dietro con tenacia a questa iniziativa. Abbiamo un po' le armi spuntate se nessuno ci dà una mano.